ragazzi, sono Peter e quest'oggi vi recensisco Tista, uno shonen di Tetsuya Endo che si compone di due volumi, il numero 1 e il numero 2, edito dalla Planet Manga al prezzo di 3,90€. E i numeri 1 e 2 sono usciti il numero 1 a settembre e il numero 2 a ottobre di quest'anno, quindi è una breve storia che si compone soltanto di questi due numeri. Tista è ambientato in una New York moderna e la protagonista si chiama appunto Tista Lon ed è all'apparenza una ragazza molto timida, molto apatica, sociale, praticamente non ha amici, e veramente è sempre da sola, è sempre molto chiusa in se stessa, frequenta l'università ma nessuno se la fila, quindi è come se fosse invisibile. E la sua vita però comincia a cambiare quando conosce Artie Drawer, un giovane pittore, un giovane artista che frequenta la sua stessa università. Artie sembra essere il primo e unico ragazzo, la prima e unica persona che si interessa veramente a Tista, a conoscere i suoi sentimenti, le sue emozioni, a capire veramente cosa le piace e cosa non le piace. Tuttavia, il fatto comunque che Tista sia sempre così chiusa in se stessa rende questo, diciamo, questo tentativo di approccio molto difficile da parte di Artie, che inizialmente può sembrare anche una sorta di stalker, dato che la segue un po' ovunque, ma comunque uno stalking molto positivo. Fin qui la storia sembra quindi abbastanza normale, senza avere aspetti troppo particolari. Fatto sta che Tista ha un segreto, ovvero ha una doppia identità, cioè è di giorno, diciamo, è Tista Lon, ma in alcune notti diventa Sister Milizia, una spietata assassina che lavora per un'organizzazione religiosa e che ha il compito di uccidere dei criminali, famosissimi criminali che si trovano in città, uccidere ovviamente quindi in maniera del tutto spietata. Infatti è dotata di un potere particolare che le permette di avere una vista infallibile e di essere quindi un cecchino, praticamente un cecchino imbattibile. Riesce a uccidere a colpo, con un solo colpo, il criminale più lontano, proprio a livello di distanza. Quindi questo fatto comunque che Tista abbia questo segreto la porta sicuramente ad avere questo atteggiamento verso gli altri, e purtroppo Artie verrà coinvolto in una di queste missioni e verrà a scoprire dell'identità di Tista. Da questo momento in poi la storia comincerà, diciamo, un andare molto più veloce, perché Tista ovviamente si allontanerà da Artie e Artie farà qualsiasi cosa per trovarla, e non sarà solo a volerla trovare, perché ovviamente anche la polizia la sta ricercando, dato che è un'assassina, nonostante uccida criminali è comunque un'assassina. Quindi comincerà questa ricerca sfrenata, con tanti colpi di scena, tante rivelazioni e davvero tanti aspetti interessanti ed appassionanti che comunque faranno godere i due numeri davvero da una maniera veramente molto positiva. Sicuramente la storia, per comporsi soltanto in due volumi, deve necessariamente andare molto alla svelta, però comunque è facilmente eseguibile e non fa troppi sbalzi ecco-temporali difficili da seguire, quindi assolutamente, nonostante siano soltanto due volumi, è comunque una storia seguibilissima e godevolissima. Come potete vedere il disegno è molto pulito, molto definito, molto chiaro, e a parere mio è davvero ben riuscito, davvero ben realizzato, e secondo me si accompagna molto bene con la storia. Inoltre c'è un ottimo uso dei retini e davvero secondo me è realizzato molto bene dal punto di vista del disegno. Per quanto riguarda l'edizione, è quella classica della Planet Manga da 3,90€, anche se devo ammettere che la rilegatura non è poi così male come altri volumi, e il volume 2, questo qui, è anche un po' più spesso del volume 1, non so se si nota, però è un po' più grande, e ci saranno tipo una ventina di pagine in più, ma comunque il prezzo è invariato. Quindi la qualità secondo me è abbastanza buona, la Planet Manga ha realizzato un manga piuttosto decente per questo prezzo, anche se ovviamente l'inchiostro sporca sempre e le pagine sono un tantino trasparenti, ma neanche troppo. Se volete un parere personale, vi posso dire che il numero 1 mi aveva colpito abbastanza, ma senza poi eccedere troppo, cioè per quanto riguarda il numero 1 l'avrei valutato 6 la storia, quindi una sufficienza meritata, ma ecco, non di più, non più di 6, proprio perché comunque il disegno è molto bello, la storia è anche abbastanza carina, voglio dire, è tutto sommato anche una storia gradevole, ma nulla che mi avesse colpito più di tanto. Il numero 2 è stato a mio parere più bello del numero 1, come ho detto ci sono anche qualche pagina, c'è anche qualche pagina in più, quindi anche un po' più voluminoso. La storia comunque mi è piaciuta, il finale dai, voglio dire, è abbastanza scontato per certi versi, però per come ci si arriva si passa attraverso davvero delle belle scene,
E quindi il numero 2 mi è piaciuto anche un po' di più rispetto al numero 1, quindi in totale la storia, se dovessi proprio dare una valutazione, comunque la valuterei 6 e mezzo, 7, anche 7 meno, comunque 6 e mezzo, 7, diciamo, quindi una storia comunque che ha una sufficienza piena per quanto mi riguarda e che comunque, voglio dire, adesso alla fine le storie brevi attirano un po' tutti, quindi non si spreca troppi soldi per comprarle, non ci vuole troppo tempo per seguirle perché si leggono veramente in una giornata. Quindi da una parte potete acquistare comunque due volumi, una serie completa di due volumi ad un prezzo comunque accessibile e avere comunque una piccola, una miniserie abbastanza carina, bella. Poi magari c'è qualcuno a cui piacerà tantissimo, magari ecco, a quelli a cui piacciono i thriller polizieschi, queste cose così, poco di combattimento, più di armi e appunto genere poliziesco. Ovviamente essendo venuta da New York non ha niente a che fare con Giappone, praticamente l'Asia non è quasi per niente presente, a parte forse un'occasione in cui ci sono dei criminali asiatici, ma roba di così, roba veramente astratta. Comunque, c'è cioè, a chi piace il genere, sicuramente potrebbe trovarlo interessante. Poi ripeto, sono soltanto due volumi, quindi non fate uno sforzo eccessivo. Anche questa recensione è conclusa. Scrivetemi i vostri pareri, i vostri commenti su questo manga, se lo avete letto, nei commenti, oppure anche delle domande, quello che volete. Vi ricordo ancora, nel box informazioni metto il link alla mia pagina ufficiale di YouTube, pagina fan, vedete se volete seguirmi in maniera più diretta, potete sicuramente iscrivervi e iscrivervi anche sulla pagina, mandarmi messaggi privati, veramente fare quello che volete perché rispondo sempre a tutti quanti, ma va benissimo anche su YouTube. Faccio un ulteriore saluto velocissimo a tutti quanti i miei 1000 più iscritti, davvero non ci credo, ogni volta che guardo il canale faccio, oddio, sto a 1000, wow. E davvero, davvero grazie, grazie, grazie. Vi aspetto con un prossimo video e alla prossima. Ciao ragazzi!